Ciao ragazzi e benvenuti in una nuova puntata di Compro Cose. Bene, allora in questo periodo ho comprato un paio di cose nell'ambito audio-video che secondo me sono molto interessanti. Avevo già fatto l'unboxing di uno di questi due prodotti, però riguardandolo mi fa schifo, lo rifaccio. L'ho già provato questo prodotto, quindi posso anche dirvi qualcosina, insomma, la mia opinione su questi prodotti. Il primo prodotto che ho preso è lo Zoom H5, registratore portatile uscito qualche anno fa, la serie H appunto della Zoom. È una serie abbastanza particolare e vi spiego il perché. Allora, intanto, visto che l'ho provato, posso dirvi subito che la custodia che vi danno, se la usate per trasportarlo e non ne comprate una nuova, mettetegli un elastico, va benissimo l'elastico per i capelli, per tenerlo chiuso, perché se no si apre ed è un disastro. Allora, questo è lo Zoom H5, registratore portatile o handy recorder. Cos'ha questo handy recorder di particolare? Allora, quando passiamo un registratore portatile, un handy recorder, pensi a, non lo so, le interviste, quando il giornalista va dal politico a intervistarlo, così hanno sempre quei piccoli registratori portatili. Questi nuovi handy recorder della Zoom, a partire soprattutto da questo modello, ti danno delle feature in più, senti che inglese, mamma, che completano, diciamo, il registratore e può essere utilizzato in varie situazioni, partendo da il microfono integrato che ti dà la Zoom. Il microfono che ti dà su questo modello è una capsula XY, ma il bello di questi modelli è che la capsula è intercambiabile. Quindi io stacco questa capsula XY e posso attaccarci un'altra capsula Zoom, non so, per esempio un unidirezionale, un cardioide, quello che ci serve. Basta comprarli, ovviamente, perché non te li danno nella scatola, e possiamo aggiungerli e usare quello che meglio crediamo. In più vi dà la possibilità di collegare due XLR, quindi due microfoni aggiuntivi, e la possibilità di avere praticamente due canali in più separati. Ovviamente l'XLR è combo, quindi possiamo attaccare anche direttamente il jack per registrarlo separatamente. Quindi ogni canale potrebbe essere registrato separatamente e quindi crea dei multitraccia. Questo modello qua arriva fino quindi a 4 canali massimo. Volendo possiamo aggiungere la capsula con due canali XLR aggiuntivi e quindi arriviamo a 4 canali separati e diventa praticamente una scheda audio. Perché diventa una scheda audio? Perché abbiamo anche l'ingresso USB che ci trasforma appunto questo magnifico Zoom in una scheda audio. Io l'ho già provato, devo dire che la qualità è pazzesca. Non sto qua a dirvi tutti i pulsanti, le cose che si possono fare, potete immaginarlo comunque: tasto play, tasto rec, i tasti per armare i canali. Possiamo ovviamente riascoltare le registrazioni che abbiamo fatto, che vengono registrate, ricordiamo, su una scheda SD da massimo 32 giga, questo ricordatelo, 32 giga comunque è una memoria infinita, ve lo dico io. Registra fino a 48 kHz come frequenza di campionamento, 24 bit. È alimentato da due pile AA, abbiamo anche la vite da attaccare su un treppiede se vogliamo, abbiamo l'ingresso, cioè l'uscita cuvia, scusate, comodissima, perché riascoltiamo o ascoltiamo direttamente cosa sta entrando, possiamo comunque riascoltare quello che abbiamo registrato. L'ho usato in più situazioni, sia per registrare l'ambiente per alcuni videoclip, sia per registrare alcune voci. Ci ho registrato anche ultimamente, abbiamo fatto un video con un duo acustico, abbiamo registrato la canzone con questo. Bene, ovviamente nella scatola c'è anche, che adesso io l'ho tirato, c'è anche non il gatto morto ma una spugna antipop. Andrebbe meglio il gatto morto, sinceramente, però vabbè, va già bene questo, soprattutto per parlarci davanti, va da Dio. Ovviamente nella scatola vi danno lo zoom, vi danno la scatola protettiva che io uso per portare in giro, non ho voglia di comprarne altre, l'antipop, vi danno il cavo USB, mini USB o micro, non ricordo, due batterie e mi sembra una scheda SD da 2 giga. Ma passiamo al secondo prodotto che ho comprato. E non l'ho comprato tanto perché
mi servisse oppure ne sentissi la necessità, ma più che altro per smania di shopping. Ed eccolo qua, un obiettivo per la mia Sony. Infatti ora non sto riprendendo con la Sony perché voglio farvelo vedere montato sulla Sony. Praticamente questo è il cinquantino di casa Sony. Tutte le case Canon, Nikon hanno fatto il cinquantino economico F1.8. Sia Canon che Nikon hanno il cinquantino 1.8 che non costa niente. Già se vai sull'1.4 spendi il triplo. Però per questa questione ho trovato questo cinquantino della Sony, ricordo full frame, questa è una caratteristica che mi ha fatto dire ok, lo compro. Ma un'altra caratteristica che mi ha fatto dire ok, lo compro è che l'hanno scontato malamente per il Prime Day e quindi per 150 euro dai, te li do, dammi questo cinquantino. Cos'ha di particolare questo cinquantino? Secondo me è quello riuscito male tra tutte quelle delle altre case. Ed eccolo qua, signori, il cinquantino 1.8 di Sony. Non lo mette a fuoco. Top. Obiettivo full frame che ovviamente va bene anche sulla mia PSG. 51.8 luminosissimo, leggerissimo, veramente. Me lo aspettavo più piccolo dalle recensioni. Ora la Sony ce l'ho qua e lo monterò per farvi vedere che si attacca. queste prove inutili, perché io ho il mio 1650 per vloggare, quello kit diciamo, ed ecco qua sulla mia Sony 5100 fa un bel figurone, devo dire. Sembra più grande di quello che è, ma la 5100 è piccolissima. La cosa che proprio non funziona su questo obiettivo è l'autofocus. L'autofocus, ragazzi, lasciatelo perdere, secondo me. Per i video assolutamente no. Fa un casino infernale, quindi vi si sentirà in tutte le clip. Non riesce a mettere a fuoco nel giro, cioè, veramente. Ci mette di meno la mia Panda arrivare da fare da 0 a 100 che non fa questo obiettivo a mettere a fuoco. Non sto scherzando. Questo lo dicevano tante recensioni. Cos'è che mi ha fatto dire vabbè, lo compro lo stesso? Allora, il fatto è che intanto il 50 è una bella misura, ci vuole, soprattutto su APS-C che non è un 50 ma è paragonabile a un 85. Non lo so, è una bella focale, cioè ti rende, fa dei ritratti fantastici secondo me. Poi 1.8 è un'apertura molto grande, quindi vuol dire tanta luce e tanto sfocato, bel bokeh, che io purtroppo non ho sul mio 1650. Terza cosa, è leggero, compatto e non costa un cazzo. Quarta cosa, la qualità non è malvagia e questo è un punto a suo favore, ma è bello, cioè ti dà delle immagini belle, nitide, e quindi quello che registri non è malvagio. Però ragazzi, l'autofocus lasciatelo veramente perdere, cioè sul serio. Bene, quindi in conclusione, nuovo obiettivo Sony, cinquantino da avere anche se ha quel difetto enorme. Nuovo registratore invece della Zoom, questo è fantastico. Ragazzi, compratelo se avete bisogno di registrare qualsiasi cosa, anche se non avete la scheda audio e volete usarlo come scheda audio, compratelo. Scrivi qualche commento se hai qualcosa da dire su questi prodotti o sul mio modo di parlare, che probabilmente farà schifo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!